Ungra. Allora io copro soltanto queste parole perché sono parole importanti, ma sono parole anche di chi sta assistendo a questo momento, diciamo istituzionale, per ringraziarvi per la vostra presenza, perché è davvero importante, è un momento molto significativo per la ricerca del nostro paese, ma per la ricerca del mondo. Perché? Perché cosa nasce oggi? È nata, è stata inaugurata in questo momento dal nostro Presidente del Consiglio, una grande realtà, la Biobanca, una biobanca che è stata realizzata per volere fortissimo dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, IRCS, in collaborazione con una forza, una determinazione dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica e ancora XBioGem, BioRep, Gemelli, Biobank, grazie al sostegno del gruppo Selex. Lo voglio dire in apertura perché è importantissimo. Questa è la risposta italiana medico-scientifica a una giornata mondiale che si celebra domani in tutto il mondo, proprio perché cerca di trovare delle risposte farmacologiche di cura per la SLA. Sapete che è una malattia molto importante, è una malattia che chiaramente è neurodegenerativa e di fatto porta alla progressiva perdita della forza muscolare. Allora la biobanca che cosa rappresenta? Una prima biobanca italiana dedicata alla ricerca scientifica a disposizione di tutti i ricercatori del mondo. E sarà importante perché è un archivio di campioni biologici, così lo dobbiamo interpretare, di persone con SLA che metteranno a disposizione, che diventerà indispensabile proprio per trovare le cure farmacologiche, per dare delle risposte alle tante persone che attendono dei significativi momenti terapeutici per questa malattia. La presenza del nostro Presidente del Consiglio dei Ministri è davvero molto gradita, un applauso e un ringraziamento Presidente da tutti noi, perché la vicinanza alla ricerca del nostro Paese è davvero indispensabile. Questo lo vorrei sottolineare subito perché anche la mia presenza ha visto in questo incontro istituzionale e anche privato, perché ha incontrato anche le persone del centro Nemo che soffrono di malattie neuromuscolari, per cui ci sarà sicuramente anche una dimensione umana che porta con sé sempre il Presidente del Consiglio. Però a questo punto vorrei che il rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, il magnifico rettore Franconelli, aprisse questo saluto istituzionale e questa giornata così importante per noi e per la scienza. Grazie a tutti per essere qui, davvero. Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, signori Presidenti dell'Associazione AISLA e dei Centri Clinici Nemo, Presidente della Fondazione, illustri ospiti. Sarò breve perché i tempi sono stretti per una nobile ragione. Il Presidente si è voluto trattenere nel reparto con i malati di SLA e questo ha rallentato un po' i tempi. Sono molto lieto che questa parte cerimoniale possa essere un poco sincopata per questa nobile ragione. La sua volontà di trattenersi con loro dimostra come il confronto con la malattia colpisce la sensibilità di chiunque. È un'occasione molto importante questa, è un'occasione nella quale realtà economiche e industriali si associano alle associazioni dei malati, a chi sensibilizza l'opinione pubblica su questi temi e all'attività di ricerca e di cura che si svolge in questo policlinico, per fare una cosa molto importante, concentrare lo sforzo sulla ricerca. La storia della medicina, la storia dell'uomo dimostra che le malattie sono come le casseforti, nessuna è inviolabile. È un problema di tempo e di risorse, ma prima o poi si arriva al bandolo. Noi farlo però e impegnarsi in questo, investire in ricerca, significa avere fede nella capacità, nella forza dell'essere umano di sconfiggere le malattie grazie alla sua intelligenza, al suo impegno e alla sua determinazione. E concludo con una sola osservazione. Credo che in questo, io confido che la biobanca che viene messa a disposizione agevolerà la ricerca, sarà un supporto e ringrazio le istituzioni private di volontariato che l'hanno in particolare promossa insieme agli imprenditori che con noi la finanziano. Aggiungo solo una cosa, da parte di coloro che oggi sono colpiti dalla malattia e che compiono queste iniziative così intense, c'è una grandissima generosità, perché loro sanno che stanno seminando per altri, sanno che difficilmente la ricerca che oggi si svolge offrirà a loro una cura. E sarebbe anche facile la tentazione di abbandonarsi all'idea io sono stato colpito e per il futuro il problema sarà di qualcun altro. Invece essi offrono
la loro testimonianza, il loro impegno, offrono la loro sofferenza per dare una chance a chi verrà dopo e fare in modo che questa malattia venga sconfitta. Quindi grazie a tutti, è un onore per l'Università Cattolica essere parte di questo progetto e grazie signor Presidente di essere qui con noi. Grazie. Invito Massimo Mauro, Presidente AISLA, e Alberto Fontana, Presidente dei Centri Clinici NEMO, a raggiungermi sul palco. Presidente Mauro, l'aspetto per un saluto e per l'entusiasmo che porta con sé in una giornata così importante. Parlavo prima della risposta italiana, perché domani si celebra in tutto il mondo la giornata dedicata alla SLA, e quindi la sua, se vuole parlare dal podio, può farlo tranquillamente. Noi dobbiamo fare in fretta, quindi facciamo metà per uno. No, io sono veramente felice perché il Presidente Conte ha dato valore a questa giornata. Diciamo l'interesse della biobanca, l'interesse della ricerca, però diciamo il mondo SLA ha bisogno anche di comunicazione. Spesso ci sentiamo un po' abbandonati, ci sentiamo un po' isolati, e quindi grazie Presidente, perché davvero è straordinariamente importante vedere così tanto interesse per questa iniziativa. Abbiamo già parlato molto della biobanca prima, adesso c'è Alberto che molto meglio di me racconterà quello che ha da dire. Semplicemente mi associo a un ringraziamento al Presidente Conte, perché un aspetto della cura è sicuramente la vicinanza e l'ascolto da parte delle nostre istituzioni. Tutte le persone che oggi si prendono cura dei malati di SLA hanno la conferma che non sono soli. Oggi aggiungiamo un mattone a quella che non è una parola senza significato, ma che è una vera certezza, che è la speranza di riuscire a sconfiggere al più presto una malattia appunto come la SLA. Il fatto che le istituzioni siano qui presenti al Policlinico Gemelli, dove abbiamo fatto nascere un luogo dove le persone che vivono direttamente il problema sono anche protagonisti in quelle che sono le scelte, ma soprattutto quel desiderio di non abbandonarsi alla malattia, ma anzi di alzare il capo rispetto al desiderio di vita che provano. Credo che oggi noi non solo celebriamo a livello nazionale, ma celebriamo a livello mondiale il desiderio di esistere e il desiderio di affrontare la malattia insieme alle nostre istituzioni e insieme ai nostri ricercatori, ai nostri medici, al nostro personale che tutti i giorni ci dona attenzione. Credo che questo è stato il modo migliore per celebrare questa giornata importante per tutti noi. Grazie. Grazie, un grande applauso. E mentre... Ho fatto un po' il maleducato, non ho ringraziato Gemelli, Biogen, Giovanni Scambia, di cui sono un grande ammiratore. Lui era ammiratore quando io giocavo, io adesso sono ammiratore qui. Davvero grazie, Monsignore, davvero grazie. Dottore Elefanti, Anelle, tutti quanti. Grazie. A lei per il suo impegno. Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, professor Giuseppe Conte, l'aspettiamo per il suo intervento, il suo saluto e il nostro applauso sentito. Grazie. E il grazie. Grazie davvero. Grazie. Io sono davvero onorato, oggi mi arricchisco con questa presenza. Di solito si pensa il contrario, invece questo è un passaggio che mi arricchisce anche dal punto di vista umano, ma mi arricchisce anche nell'esperienza di governo che sto vivendo. Siamo alla vigilia di un giorno importante, perché domani è la giornata mondiale sulla SLA, dedicata alla SLA, e possiamo allargare anche lo spettro di attenzione a tutte le malattie neurodegenerative, distrofie muscolari e quant'altre. E oggi ho imparato tanto, ho visitato il centro NEMO, io ringrazio il professor Sabatelli, che ho avuto la possibilità di conoscere anche in passato, ho potuto conoscere la sua sensibilità umana, apprezzare la sua competenza professionale, e ho capito una cosa, che è un progetto, ecco, che irradia anche un modo nuovo di affrontare la cura di questi pazienti. Il paziente è al centro, il paziente che soffre di malattie neurodegenerative è un paziente che si sente progressivamente abbandonato a se stesso. Invece al centro NEMO ho visto un paziente che richiama su di sé l'attenzione, le cure,
richiama tante cose. Un paziente in queste condizioni ha bisogno di tante cose. Ha bisogno di intelligenza, di ingegno, ha bisogno di competenza professionale, occorre ricerca scientifica, ma occorre anche sensibilità umana, generosità d'animo, occorrono tante cose. E aver concepito quel centro, se ho colto bene lo spirito di questo progetto, è proprio questo: mettere al centro il paziente e dargli la possibilità di vedere attorno di sé tante persone che con competenza, dedizione professionale, passione, posso dire amore, si dedicano a lui. E dietro questo progetto, come dietro il progetto della Biobanca che oggi anche inauguriamo e richiamiamo all'attenzione del grande pubblico, ci sono delle grandi intuizioni. Ci sono anche persone che finanziano, persone quindi che ricercano, che hanno una pratica quotidiana di cura, di attenzione, ma ci sono anche persone che ovviamente dimostrano una generosità sul piano finanziario. Io ringrazio tutti. Saluto tutte le autorità, non nomino tutte una per una perché siete tantissime, dimenticherei qualcuna, però ecco, c'è un progetto integrato e tutti sono partecipi di questo progetto. Questo progetto della Biobanca mi colpisce molto perché anche qui nella ricerca scientifica c'è una modalità nuova di fare ricerca. E io lo dico anche da accademico, noi siamo gelosi custodi quando facciamo ricerca. Qui invece vedo una raccolta incredibile, un numero elevatissimo di campioni biologici, frammenti, cellule, che vengono messi a disposizione di tutti i ricercatori, anche del giovane studioso che semmai vive, pur con tanto talento e ingegno, non ha la possibilità di accedere a un centro di ricerca qualificato con una casistica così ricca. Quindi davvero grazie, stavo dando un segnale importante, sono davvero contento di questo passaggio, complimenti. Grazie Presidente. I giornalisti italiani le sono grati comunque di questa presenza, per noi è importantissimo perché noi sappiamo che cosa significa la ricerca, ma soprattutto il talento dei nostri giovani ricercatori che è nel nostro cuore, Presidente. Io lo dico perché lo devo dire, perché è un faro che dobbiamo accendere sempre di più nella nostra straordinaria Italia e al nostro talento non si può dire di no, mai. Se posso dire, tornerò ai miei doveri d'ufficio ancora più determinato, ma l'ho già detto e quindi non volevo, come dire, approfittarne oggi per rilanciare un'idea che ho più volte ripetuto. Sono ancora più determinato nella consapevolezza che bisogna investire molto nella ricerca e vi assicuro che farò il mio compito. Grazie. C'è un'iniziativa di AISLA che viene portata all'attenzione del nostro Presidente del Consiglio, che è ancora una giornata molto lunga di impegni, io so, che deve portare anche a termine il nostro Policlinico. Grazie davvero per questo momento istituzionale e anche privato per la sua attenzione per le persone, che vorremmo salutare in un'unica persona che è lì presente, che comunque racconta anche questa determinazione degli ammalati, Presidente Conte. Thank you.
Chiedevo un applauso per questa straordinaria violinista, la nostra Elsa Martignoni. Grazie davvero per aver comunque anche restituito una dimensione musicale, di classe, di talento a questo nostro incontro. Adesso che cambia volto, perché diventa una possibilità di approfondire la tematica che abbiamo finora trattato con degli interlocutori di primo piano, qualche momento, qualche minuto me lo dovete concedere per cambiare la scenografia e comunque dare la possibilità alle persone di portare delle sedie per far accomodare i nostri ospiti e magari levare anche il nostro podio da dove hanno parlato i nostri momenti istituzionali, e questa grande opportunità per raccontare invece l'impegno che oggi insieme si profila per dare delle risposte medico-scientifiche a questa malattia. Se possiamo levare soltanto, faccio salire immediatamente il professor Mario Sabatelli, direttore clinico dell'area adulti del Centro Clinico Nemo di Roma. È un grande piacere, professore. Anche il professor Conte ha ricordato il suo grande impegno, la sua attenzione e il suo valore umano, voglio dire, porta con sé non solo l'esperienza medico-scientifica, ma un grande talento. Si accomodi qui sulla sedia, perché abbiamo sicuramente molte persone da incontrare. Maurizio Colombo, che è presidente di BioRep, se mi può raggiungere, anche Maniele Tasca, che è direttore generale di Selex, un gruppo commerciale che è attento, che sta investendo in questo momento in un investimento di altissimo profilo, e siamo particolarmente contenti di avervi. Io sono praticamente un po' in più, perché avrei uno sgabello, ma vorrei, semplicemente mi metto accanto a lei, così facciamo prima. Professor Sabatelli, vorrei cominciare, mentre attendo anche Giovanni Scambia, insomma tutte persone che hanno seguito il professor Conte, il nostro Presidente del Consiglio, che chiaramente ha dato un grande e significativo momento istituzionale a questa presentazione della Biobanca, ma lei ha un'autorevolezza indiscutibile per raccontare che cosa significa questa idea, che sono i malati stessi a dare questo contributo così importante alla ricerca. Professore, se può ribadire questo concetto, mi sembra prioritario e fondamentale, poi spiegarci la dinamica di tutto quello che sta accadendo per dare anche una dimensione di conoscenza maggiore della Biobanca. No, è incredibile come il Presidente nelle nostre visite abbia capito e ha già spiegato quello. Devo dire che è stato illuminante, perché ha dato tutta una serie di passaggi. Cioè, anche nella confusione in cui gli abbiamo raccontato le cose le ha capite bene. Ed è questo, cioè, è da ribadire, è una novità culturale, e l'ha detto da universitario, ha colto questo aspetto, cioè della gelosia dei propri dati. Cioè, la novità di questa biobanca, l'abbiamo detto, sì, la raccolta di campioni, rendere la possibilità a chiunque di accedere allo studio, perché è attraverso lo studio che capiamo la malattia e la possiamo curare, ma ha capito che è una innovazione di pensiero, come pensare in maniera nuova la ricerca sulla salute. Ed è giustissimo quello che lei dice, perché è il pensiero che deve essere cambiato, è un rinnovamento culturale a cui dobbiamo andare incontro, ma in questo caso è stato necessario un processamento alla crioconservazione di materiale biologico, quindi in realtà si dà luce a una possibilità nuova di confronto tra i ricercatori, come ho detto più volte in apertura, di tutto il mondo. Questo che cosa significherà, professore, per la ricerca in termini pratici? A dare un cambio di velocità. Un cambio di velocità. Questa è la cosa importante, che la ricerca c'è, va bene, abbiamo bisogno di... la malattia corre, dobbiamo correre anche noi con la ricerca. Questa lotta contro il tempo è ben percepita dalle persone con la malattia, ma anche da una parte nostra di persone, allora, della ricerca. Questo passo di questa accelerazione è data anche, diciamo, da una biobanca che potrà contenere fino a 380.000 campioni biologici. Questa è la capacità totale. Questa è una capacità... Pensiamo di raccogliere nell'ordine delle migliaia di campioni, certo. E questo, ripeto, sicuramente aiuterà, perché la questione è semplice: nella scienza bisogna guardarla dalla prospettiva statistica. Certo. Le cose rare, se uno aumenta le opportunità, si verificano sempre. Vincere a Super Enalotto, la probabilità è bassissima, ma se uno aumenta a miliardi le opportunità, la vincita si ottiene. Quindi se aumentiamo le opportunità di ricerca, noi il bersaglio lo raggiungiamo. Allora, io volevo capire, perché è importante far comprendere a tutti, il presidente BioRep e Maurizio Colombo è particolarmente interessato anche a spiegare perché è stata scelta BioRep, o comunque questa è la mia domanda diretta che le faccio, perché in realtà noi stiamo parlando di processamento, crioconservazione,
Avremo bisogno di capire però qualche dettaglio tecnico, ci perdoni, per capire anche il vostro entusiasmo e la vostra partecipazione a tutto questo. Prenda l'altro microfono, così siamo certi. Allora, innanzitutto, l'azienda che c'è qui a Gemelli è una joint venture tra BioRep e il Policlinico, la Fondazione Policlinico Gemelli, si chiama X-Biogen. Devo dire che AISLA, in questo suo atto di voler creare, che non è una banca, ha fatto di più, perché la banca è il contenitore, ma in Italia ci sono tantissime banche criogeniche che ognuno costruisce perché fanno molto immagine e può portare a vedere la stampa e chi altri, ma che sono dei contenitori, poi all'interno magari sono vuoti. AISLA, in maniera molto più intelligente, ha lasciato i soldi alla ricerca e si è appoggiata a chi fa come noi criobancaggio conto terzi, perciò ha dedicato tutti i soldi alla ricerca e paga una fee che non è paragonabile alla costruzione di una banca per il materiale che tiene, perciò non è paragonabile. Questo è un modello che fanno le fondazioni americane da tanti anni, ma devo dire che in Italia non si è mai visto una fondazione che crea una collezione di materiale di una sola patologia e lo fa terzializzando il bancaggio, perciò complimenti, perché Presidente Mauro è particolarmente soddisfatto, ma insieme a tutto il lavoro, perché come si sa il lavoro di una grande associazione significa intesa, rispetto, attenzione per le persone che vivono il problema, e questa fa di voi comunque un grande gruppo che abbraccia questa grande problematica. Perché così difficile. Hanno scelto noi invece è perché è un lavoro che sappiamo fare, perché lo facciamo da 15 anni per tante fondazioni internazionali che da 50 paesi al mondo mandano tutto il materiale da noi. Perciò possiamo anche consigliargli su cosa fare col materiale che depositeranno al nostro interno. E poi perché abbiamo una trasparenza verso l'esterno, perciò abbiamo sviluppato dei software che dialogano con tutte le piattaforme di ricerca, e i ricercatori che cercheranno il materiale relativo alla SLA lo riusciranno a trovare molto più facilmente all'interno della nostra banca, e perciò riusciremo nello scopo che si sono prefissi. Chiaramente verrà mantenuta la riservatezza, c'è tutto un protocollo deontologico molto importante, però credo che questo sia indispensabile sottolinearlo, perché comunque fa parte della informazione corretta che dobbiamo dare oggi di un avvenimento siamo così importante. Siamo full compliance GDPR e noi abbiamo solo dei codici, non sappiamo di chi è il campione dentro la banca. Ed è questo fondamentale, anche perché il Presidente Conti, in modo così illuminato e preciso, ha raccontato questo impegno, diciamo, delle stesse persone affette da SLA, e chiaramente questa grande vicinanza per il futuro restituisce comunque decoro, dignità, rispetto a tutte le persone che in questo momento si spendono per la ricerca. Io volevo anche parlare con Maniele Tasca, direttore generale di Selex. Abbiamo più volte detto che comunque senza i finanziamenti, senza l'impegno, non è che si va molto lontano. E l'impegno in questo caso raccoglie proprio qualcosa di diverso, però mi pare di capire, perché sono andata a leggere e ho capito che c'è un denominatore di responsabilità sociale che vi dà questa forza e questa determinazione per essere oggi qui presenti. Certamente, io rappresento un grande gruppo distributivo che ha numeri molto molto importanti, 6 milioni di clienti, 30.000 collaboratori, tutti i giorni li accolgono nei nostri negozi, ma soprattutto in quanto grande azienda abbiamo grandi responsabilità. Certo. E indubbiamente nelle nostre strategie da molti anni queste responsabilità si sono concretizzate nel cercare una crescita sostenibile sul piano dell'ambiente, sostenibile sul piano del sociale, dei territori che accolgono le nostre attività. Quindi è normale avere una squadra come abbiamo noi, che tutti gli anni cercano di sviluppare dei progetti di sostenibilità, cercano organizzazioni come AISLA, che sono molto molto serie e determinate per verificare se possiamo in qualche modo dare una mano. In questo caso perché AISLA? Perché il progetto ci è piaciuto subito tantissimo, devo dire la verità. Da un lato c'era una nostra sensibilità, perché poi molto spesso le cose nascono dalle persone, non ci sono dei codici prescritti, quindi nel consiglio d'amministrazione per il sottoscritto SLA significa qualche cosa, e questo già ha alzato le antenne. Poi il progetto
concreto, pratico, utile, ci è sembrato immediatamente qualcosa da seguire con attenzione ed è stato quasi naturale, voglio dire, non abbiamo fatto tanta fatica ad innamorarci di quest'idea. Però avete fatto qualcosa di virtuoso perché comunque diventa, diciamo, un segno, un esempio, mi perdoni, per tutto quello che deve essere investito, voglio dire, perché chiaramente è importantissimo il vostro gesto, ma porta con sé comunque una determinazione nuova che un paese come l'Italia deve avere. Tutti dobbiamo fare la nostra parte, in questo caso adesso sono diminuiti sicuramente tutti gli organi di stampa e i giornalisti che stanno seguendo ancora Conte in questa visita così speciale e così significativa anche per questo policlinico, sempre all'avanguardia, professor Sabatelli. E lei ormai ha visto un po' tutte le stagioni di questa malattia così difficile anche da raccontare per noi giornalisti. Vorrei anche una sua opinione personale, oltre che quella diciamo professionale, da studioso, da ricercatore, da persona in prima linea, che quando ogni volta la disturbiamo per avere delle informazioni preziose, lei è sempre pronto però a parlare dei pazienti, delle persone, perché questo è quello che davvero conta, è la dimensione umana alla fine, quello che restituisce secondo noi una grande possibilità all'Italia di essere all'avanguardia. Come disse all'inaugurazione del Nemo Alberto Fontana, lui come presidente della Fondazione Serena era contento che il Nemo nascesse nel patrimonio, ha usato queste parole, me le ricordo, di umanità e di cultura del Policlinico Gemelli. È vero, questo Nemo funziona, la nostra assistenza funziona perché abbiamo dietro il patrimonio del Gemelli nel quale io sono nato e cresciuto. E a riguardo, sì, dell'aspetto umano, io pensavo di avere delle diapositive, ma non viene trasmesso per tutti. C'era la foto del Caravaggio che è in San Luigi dei Francesi, è stupendo. Ieri parlavo con Melissa, fatti una passeggiata, entri in una chiesa e vedi un Caravaggio a Roma. Non so se si vede. Questa è la vocazione di San Matteo. La vocazione di San Matteo a cui Papa Francesco è particolarmente legato, tant'è che anche il suo motto episcopale è legato alla vocazione di San Matteo. Lui ebbe la sorta di vocazione il giorno di San Matteo e ogni volta che veniva a Roma da vescovo andava a visitare San Matteo. È bellissimo. Lui dice che lì c'è un gioco di sguardi. Le sue parole, dice, è uno sguardo che ci porta su, quello di Gesù, cioè bellissimo, Gesù che guarda, San Matteo che guarda, gli altri personaggi che guardano, il gioco degli sguardi, uno sguardo che mai si abbassa, mai ti umilia, ti invita ad alzarti, ti chiama a muoverti, ti chiama a vincere l'indifferenza. Cioè, sembrano cose, parole retoriche, l'indifferenza. La nostra senatrice Segre, quando parla della sua esperienza quando fu deportata, non parla di quello che ha subito lì. La cosa che più la colpisce era l'indifferenza delle persone davanti alle leggi razziali. Questo per dire che la nostra azione nel Nemo è sì, è tecnologia, ma ripeto, mi ha anticipato il presidente Conte e professionalità, ma mi piace pensare come a un gioco di sguardi. C'è anche la fotografia dopo delle nostre persone, sguardi nostri nei confronti della malattia, a non rassegnarsi, a non fermarsi davanti anche a una sofferenza a volte più grande di noi, ma anche il gioco degli sguardi delle persone quando la malattia ti toglie la parola o quando la paura ti toglie la parola. Certo. È un gioco di sguardi anche questo, è un gioco di sguardi anche delle persone che assistono. Una volta mi disse, ho visto tutti i familiari delle persone con la malattia e hanno tutti lo stesso sguardo, spesso lo sguardo di chi si sente solo. Sicuramente mi piace pensare a tutto questo come a un gioco di sguardi e l'invito che ci fa il Papa è di avere quello sguardo che va oltre, che va diritto alla dignità. Parola il cui uso a volte ne fa perdere il significato, dignità, e che la parte, la nobiltà dell'uomo che gli deriva dall'essere uomo. Nobiltà, che la falsa nobiltà è quella dei titoli che si eredita. Noi la ereditiamo per chi crede, in quanto è un'eredità che riceviamo in quanto figli di Dio. E quale
nobiltà più grande. Se lo sguardo va sulla nobiltà, tutto il resto viene di conseguenza. Sapevo di poter cogliere anche questo aspetto così profondo, così attento, anche umano, e questa sensibilità così che lei porta poi nel suo lavoro tutti i giorni, e quindi la ringrazio molto per queste belle parole che condivido insieme a tutte le persone che con attenzione ci stanno guardando ancora, dove tutti questi momenti, anche molto concitati, Presidente del Consiglio, insomma tutta una serie di grandi occasioni, diciamo, per parlare di ricerca, però poi alla fine dobbiamo parlare di cure, dobbiamo parlare di grande professionalità, di attenzione verso i malati, perché questo è quello che conta, e questa dignità a cui lei fa riferimento per noi è la parola chiave per la giornata che stiamo vivendo tutti insieme. Io credo che Giovanni Scambia, che è appena arrivato da un tour lunghissimo, credo, una giornata molto importante, che come sapete rappresenta IRCCS, cioè questo grande policlinico, ha davvero cambiato passo nei mesi recenti, è davvero al centro della ricerca e si sta proponendo al mondo anche in un modo completamente nuovo. È il nostro responsabile, diciamo, di tutto l'aspetto medico-scientifico, il professor Giovanni Scambia, che comunque porta con sé una cosa bellissima come medico: un sorriso attento per ognuno dei suoi malati. Quindi credo che questa grande giornata per la ricerca la illumini ancora di più nel suo percorso e nei suoi intenti, vero Presidente, professore? Sì, sì. Tanto veramente per noi è stata una giornata bellissima oggi. Io penso che abbiamo sentito delle cose molto belle, abbiamo fatto una realizzazione bellissima, e di questo non posso che ringraziare Massimo Mauro, il Presidente. Ce lo siamo detti più volte, ci conosciamo forse da troppo tempo, però rivederci in questo contesto veramente mi fa molto piacere, e il Presidente anche. Quindi credo che qui oggi abbiamo due temi fondamentali: abbiamo capito quanto è importante per una istituzione di ricerca avere una biobanca. Adesso oggi abbiamo festeggiato e inaugurato una importantissima, che è quella per la SLA, che veramente sono patologie queste che a volte lasciano stravolti, che vanno affrontate in maniera multidisciplinare. Avere una biobanca che, come è stato detto molto bene, è a disposizione di tutti, è un magnifico esempio di interazione tra un'istituzione scientifica, un'associazione e dei finanziatori. Credo che questo sia un esempio meraviglioso. È una biobanca a disposizione di tutti, e quindi questo rende più forte la ricerca sul settore, in particolare la ricerca italiana. Parlando di biobanche, non si può non dire che sono la struttura portante della ricerca, cioè se noi non avessimo delle biobanche adeguate la ricerca andrebbe in maniera lentissima, e quindi per me è una giornata importantissima per dire che un IRCCS come il nostro non poteva che dotarsi di una biobanca così. Quindi veramente grazie di tutto quello che è stato detto oggi, grazie di averla realizzata. Noi ci abbiamo messo il nostro e continueremo a impegnarci tantissimo su questo. E allora io vi chiedo soltanto un ultimo sforzo di alzarci e salutare tutte le persone che con grande attenzione e silenzio hanno ascoltato le nostre parole. Io la ringrazio e le faccio i complimenti per il vostro impegno, che si moltiplichi comunque, per tutto l'esempio che portate. Grazie per il vostro prezioso lavoro e per quello che fate per l'Italia, perché fate delle cose straordinarie. Professor Salvatelli, che cosa dirle? Buon lavoro per tutto quello che farà e quello che verrà. Il nostro Presidente Mauro, che è forte, sorridente e determinato, merita sicuramente Grazie. Un applauso da parte di tutti voi, perché domani è la giornata la giornata mondiale, questa è la risposta italiana alla nascita della biobanca, diciamo, a questo grande rapporto di incontro tra le associazioni di tutto il mondo. Professor Scambia, buon lavoro, veramente complimenti alla Fondazione Policlinico Gemelli, a tutto quello che voi fate, alla ricerca, ma soprattutto al valore umano e professionale che portano questi medici nel mondo. Se mi permetti, certo. Oggi dobbiamo ribadire una cosa: la medicina italiana e la ricerca italiana è fortissima. Cioè questo noi abbiamo paura a volte di dirlo, ma in tutti i contesti internazionali i medici italiani, i ricercatori italiani sono tra i migliori al mondo. Quindi l'Italia ha un patrimonio enorme, e questo noi lo dobbiamo mantenere, conservare e potenziare.
Fontana, complimenti per i centri NEMO, per la vicinanza agli ammalati, per le persone che noi dobbiamo rispettare e ricordare ogni volta. Grazie davvero a tutti per questo prezioso contributo di attenzione e di rispetto. Nasce la Biobanca oggi e nasce soprattutto un'attenzione da parte anche di tutti i giornalisti italiani verso questo prezioso strumento che diventerà un confronto a livello internazionale. Un buon inizio quindi a tutti. Questa immagino sia un incontro, diciamo, Presidente, grazie. Se è per me, grazie, la ringrazio e buon lavoro per grazie tutto. Grazie davvero, grazie. E grazie a voi soprattutto, grazie. Grazie per il grande impegno, il grande lavoro e molto importante, davvero. Tutti sul palco, venga anche lei vicino a noi, tutti insieme, venga. Pellegrino Gemelli in prima linea, io ho messo la giacca bianca, avete visto? Grazie a voi, una buona giornata e complimenti ancora per il grande lavoro. Sì. Allora, noi volevamo consegnare... Senti, dobbiamo fare una cosa... Aspetta, prendiamo un microfono che c'è un fuori onda. No, dobbiamo fare una cosa piccolina, ma fondamentale. Mi sposto. La consegna dei soldini per la biobanca. I soldini per la biobanca. Dove andate voi due? Dove andate? I soldini per la biobanca sono tutto. Ecco, quindi ci dovrebbe essere un piccolo pezzettino di carta che però, aspettate che vi posso leggere? Aspetta. Sono 301.628.000 euro. Grazie. E non sono quelli lì grandi, grossi che vedete, no, che sembrano un po' finti. Questo è piccolino, sono quelli veri. Quello che ho visto oggi ci dà ancora più voglia di fare questo tipo di finanziamenti e devo dire che al di là della partenza la nostra intenzione è quella di continuare nei prossimi anni a supportare AISL, a supportare anche i costi che servirà supportare per portare avanti questa biobanca. Io oggi ho conosciuto una realtà che non conoscevo, che emoziona, perché in effetti un ambiente scientifico così importante deve essere di orgoglio per tutta l'Italia e credo che se, come stiamo cercando di fare, le aziende, le grandi organizzazioni si avvicineranno ancora di più al mondo scientifico e nell'interesse comune che evidentemente c'è, credo che si potranno fare in una logica di squadra insieme tante cose ancora e le persone che poi sono alla base di tutto questo che ho conosciuto oggi sono veramente eccezionali. Grazie. Grazie.